Ciao ragazze, benvenute o ben arrivate sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Cinzia e oggi parleremo insieme dei nuovi prodotti finalmente arrivati in Italia di Makeup by Mario. In questo momento hanno un hype pazzesco e quindi faremo un video insieme. Ma prima di provare i prodotti di Makeup by Mario, se non siete ancora iscritti al mio canale, qui sotto c'è un bottoncino rosso, mi raccomando, cliccateci sopra, a voi non costa nulla e per me è molto importante, e attivando la campanellina entrerete a far parte della Makeup Love Community. Ora però, bando alle ciance, iniziamo subito a farvi vedere innanzitutto i prodotti che ho acquistato io e poi vi dirò quelli che secondo me vale la pena avere e quelli che non vale la pena avere. E poi ci truccheremo insieme, ovviamente. Quindi, ragazze, bando alle ciance, iniziamo subito a truccarci insieme con Makeup by Mario. Allora, vado a mettere le mollettine. Perdonatemi, ragazze, un po' che manco da YouTube, ma in realtà ho avuto un po' di problemi tra salute, tra insomma un po' di cose. E vedete che sto togliendo anche tra le altre cose il tatuaggio vecchio, quindi non ho più le mie sopracciglia e non potevo truccarmi. Ora sto facendo guarire bene il tutto per poi andarle a rifare. Iniziamo subito con un prodotto. Ecco, io man mano che uso i prodotti vi dirò se secondo me vale la pena averli oppure meno. Questo qui è il Soft Scalp. È il balm di By Mario che si può utilizzare sotto il fondotinta o sopra il fondotinta. Questa è nella colorazione light, ovviamente, perché io sono light. Però, come si dice, secondo me questo prodottino qui si potrebbe anche bypassare, nel senso che sì, io lo applico, si può applicare anche sopra il fondotinta, ma non è un prodotto, secondo me, necessario da avere per forza, è un di più. Vabbè, lo andiamo ad applicare insieme. Io prendo il culetto della blender, vado a metterlo qua. Questo serve per dare luce all'incarnato, per uniformare l'incarnato, e sinceramente io lo uso solo qua. È un prodotto molto caldo e a me non fa impazzire più di tanto, non perché non ami i prodotti caldi, ma perché appunto, cioè secondo me se può fare anche a meno, se devo essere sincera. Poi andiamo ad applicare il fondotinta. Io vado ad agitarlo bene. Io questo fondotinta, ragazzi, lo amo, lo adoro, e da quando l'ho provato la prima volta, me ne sono innamorata ed è diventato il mio fondotinta preferito. Tante non piace perché dicono che hanno dentro brillantini, in realtà, per come lo vedo io, ha dentro delle perle che quando, perché così dal di fuori del packaging non si vede niente, in realtà ha come delle perle tipo l'Hollywood di Charlotte Tilbury. Io ne metto solo un pump, ragazze, a me basta. Questa è nella colorazione 1C. Prendo il dito, vado ad appoggiarlo e poi sempre con la blender vado, innanzitutto vado così e poi lo vado a prendere con la Beauty Blender. Secondo me, ecco, vedete il prodotto sotto, non boh, non è che mi dica più di tanto, eh? Secondo me quello si potrebbe skippare tranquillamente. E io questo fondotinta è un po' chiarino, devo dire la verità, però poi si va a ossidare le polveri, mi dà proprio quell'effetto, cioè si crea da solo il gioco, diciamo, dello chiaro scuro. Un po' lo facciamo noi con le polveri, un po', ma io tendo sempre a prendere i fondotinta leggermente più chiari del mio incarnato perché poi si ossidano, perché poi lo vado ad applicare anche qui sulla palpebra, perché poi con le terre, i bronzer, così andiamo sempre a scaldare, quindi ci resterà la parte più chiara. Vedete che mi avanza il prodotto, io vado
piano piano a prendere prodotto, quindi si stratifica. Non voglio una cosa proprio pesantissima, a parte che non è pesante per niente, non lo sentite sul viso, è un prodotto, secondo me, a me piace tantissimo. C'è chi lo odia, c'è chi lo ama, io sono tra quelle che lo amano, perché amo i fondotinta luminosi per le pelli, dai, diciamo un po' âgé. Secondo me è perfetto. Poi sono gusti, ragazze, sono gusti. Lo dico sempre io, il make-up, come tutto il resto delle cose, è sempre soggettivo. Però io veramente lo stradoro. Vedete che con un pump vado avanti. Andiamo anche qua sotto perché poi andremo a fare un po' di contour. Io adoro, adoro, adoro. Un pump a me ha coperto abbastanza bene il tutto e io sono stra soddisfatta di questo risultato, diciamo. Lo adoro io. Da quando l'ho preso, cioè un po', io non riesco a fare a meno di mettere questo fondotinta. Devo usare questo fondotinta per forza. Lo so, però mi piace troppo. Lo adoro. Io lo adoro. Io ho pelle secca, ragazze, quindi sappiatelo. Se avete una pelle secca è perfetto. Per chi ha una pelle grassa e mista, magari essendo così glow, va a mettere in evidenza appunto un po' l'untuosità della pelle. Allora, siccome che purtroppo il correttore ancora da noi non è uscito, vado a utilizzare quello di zia Natascia, ormai io la chiamo zia, è ormai diventata mia zia, e lo vado ad applicare per il momento solo qui. Ormai siamo diventati parenti, perché io stramo le sue palette, compro solo le sue, vivo per la zia Natascia per quanto riguarda le palette, tra le altre cose. Adoro, adoro, adoro anche questo correttore, molto, molto valido da provare. Però stiamo parlando di dell'altro zio, Mario. Quindi, applicato il correttore, passiamo alle creme. Quindi, contouring. Io ho preso la terra in stick. Vedete che il prodotto che ho messo sotto alla fine c'è, non c'è, più non c'è che c'è, e quindi se, cioè, secondo me è inutile prendere quel prodotto da utilizzare prima del. A me non mi dice niente, non lo so. Sick, terra, io ho preso light medium. Vado così. Fra altre cose, secondo me è comodissima. Così sullo zigomo, poi non so se si vede, ragazze. Ho perso 22 kg. Forse era ora, eh? Ok, appena appena. Dietro troviamo il pennellino. Io, ragazze, devo dire che mi trovo comoda, sfuma veramente in 2 secondi. E devo dire che mi piace veramente tanto. Io non vado sulla fronte perché ho già la fronte bassa, poi comunque ho la frangia, quindi non si vede. Vado a fare il contouring qui per snellire il viso tondo. E cioè io trovo veramente anche il pennellino molto utile, sfuma bene. Per me ci sta il pennellino dietro qua, eh. Mi trovo, vedete che qua mi è rimasto un po' di rossore, ho come dei brufoli sotto pelle, non riesco a farli andare via.
Ok, terra messa. Andiamo di blush. Per quanto riguarda i blush, io ne ho presi, scusate, in più del naso, arrivano soldi, speriamo. Io ho preso Pale Petal e ho preso Dusty Rose. Allora, io andrei con Dusty Rose. Questo è Pale Petal. Questo. E poi io vado di Dusty Rose, che è più un colore, anche questo c'è dietro il pennellino, è più un colore, diciamo, nude. Sì, ma ragazze, la scrivenza cos'è sta scrivenza qui? Prendo sempre il suo pennellino dietro. A me piace un sacco usare questo pennellino, veramente, perché lo sfuma benissimo, cioè secondo me vado un po' sul naso, scendo da quest'altra parte e porto in su. Ok, proprio un colore, boh, mi piace, è un nude bello, molto molto bello. Ve lo consiglio questo qua, se vi piacciono i blush nude, rosato. Secondo me è bellissimo, stupendo. Con un pennello sporco passo un po' qui, giusto per bellissimo, ragazze, bellissimo. Ora con e poi io tra le altre cose mi trovo bene anche con i suoi pennelli, quindi queste cose qui le abbiamo, le accantoniamo. Vado con la cipria. Allora, sotto gli occhi vado a prendere la cipria di Huda Beauty, quella in polvere libera rosa, e vado a fissare il contorno occhi, perché la cipria rosa, ragazze, va a illuminare il contorno occhi. Tra le altre cose ci sono anche i correttori rosa che servono per andare appunto a illuminare il contorno occhi, e io direi approvato. Vado solo, ma non faccio baking io. Porto solo un po' di cipria qua e la metto anche su tutto l'occhio, così vado già a preparare l'occhio per gli ombretti. Ok, giusto. Io ne ho veramente parsimoniosa con la cipria, perché bisogna stare attenti, cioè si prende un po' di prodotto piano piano, poco poco alla volta. E ora andiamo con, a me piace la base luminosa, vado con la Hourglass, cipria Hourglass, l'Ambient. Io questa cipria qui la adoro veramente, e vado a fissare il resto del mio make up. Ok, poco poco, leggera leggera, adoro. Poi andiamo avanti con fissare i prodotti che siamo andati a mettere in crema. Quindi andiamo con la terra, questo è il Soft Scalp Bronze nella colorazione Light Medium. E questo, diciamo che questi prodotti di Mario sono un po' caldi, come non tendono ad essere proprio freddi. Per fare a chi piace il contouring freddo, questo non è proprio, diciamo, l'ideale, però vabbè, ci sta. Passo appena appena, perché comunque sotto si vede ancora. Bello, adoro. Poi andiamo con il blush. Io ne ho tre. Ho Creamy Peach. Questo qua è pescato, quindi lo scartiamo. Poi abbiamo Mellow Mauve, che è questo. E poi abbiamo Desert Rose, che è come il blush in crema che abbiamo messo prima. Quindi lui, prendo lo stesso pennello,
Andiamo di blush. Di blush, blush. Adoro, adoro questo colore qui, veramente, ragazzi, è stupendo. Madonna, io con queste sopracciglia non mi posso vedere. E questi valgono un sacco. No, stavo andando. Io, questi valgono veramente un sacco come prodotti in crema che vi ho fatto vedere prima. Cioè, io li adoro. Io con questo ho una base perfetta. Poi andiamo di illuminante. Eccolo qui. Io ho preso questo qui nella colorazione Golden. E vado a prenderlo con un pennello con le setole abbastanza fitte. E vado a posizionarlo qui. Sulla punta del naso e sull'arco di Cupido. Ok, allora ragazze, nel frattempo off camera ho fatto le sopracciglia. Io non sono portata a fare le sopracciglia. Sono anni e anni che non mi disegno le sopracciglia. Ho perso tantissimo, veramente tantissimo, ragazze, la mano. Quello che è uscito è questo. Di meglio non so fare. E, nel frattempo, appunto, off camera ho fatto le sopracciglia e ho messo il Balm Rosewood Glow, questo qui idratante di sempre Mario. Però ragazze, io devo dire una cosa: sì, questo è il colore molto carino, è mentolato, però io devo dirvi una cosa, cioè praticamente è uguale agli altri Balm, cioè secondo me non ha niente di diverso da altri Balm, ecco, è idratante, è un Balm colorato, quindi questo qua, se già li avete, si può anche passare. Allora, passiamo alle palette. Le palette. Nel frattempo l'ho applicato per idratare un po', dopo andiamo ad applicare i rossetti di Mario. Ne ho presi due. Ora, palette. Possiamo scegliere se utilizzare la Master, questa qui, che ha tutti i toni matte, ok? Oppure i quad. Io ne ho due. Questo è Bronzy Glam. Poi abbiamo, che ho utilizzato ed è veramente spettacolo, la Rosy Glam. Poi c'è anche quella, questa qua, bellissima ragazza, è stupenda. Poi qui vi lascio la foto, vabbè, penso che l'avete già vista, quella azzurra, non fa per me perché non amo quei colori addosso. E io direi appunto di farvi vedere questa, che secondo me è la più bella. La Master, ci sono un sacco di video con la Master. Questa qui, sinceramente, a parte che non è che ho guardato tanto YouTube in questo periodo, però possiamo provare, se volete, a ricreare un make-up con questo. Con questo mi viene fuori un make-up completo. Devo dire, ieri mi sono truccata con questo, mi sono truccata al mattino, sono tornata la sera e è rimasto tutto intatto. Come l'ho messo? L'ho messo e come l'ho messo l'ho tolto, cioè tutto intero. Quindi, secondo me, le polveri, almeno questi quad e anche la Master vale la pena di averle se vi piacciono questo genere di ombretto, ecco. Quindi partiamo subito a fare un make-up con la Mask, con la, scusatemi, con la Rosy Glow. Vado a prendere il marroncino da transizione, ovviamente. Andiamo in transition. Tra altre cose, sto cercando di togliere anche l'eyeliner perché ho notato che mi dà fastidio, nel senso che non riesco mai a truccarmi, si vede sempre sotto questo eyeliner. Boh. Comunque, ragazze, queste polveri non spolverano, non fanno, almeno me, su di me non fanno fallout. Devo dire che sono una cosa spaziale. E guardate come sono ultra pigmentati e ultra scriventi. Io veramente adoro, 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 adoro veramente tanto questo brand. Poi
volta fatta la nostra transizione, andiamo sempre con questo pennello un po' ampio, con il colore viola più chiaro. E lo porto lascio libero solo questa parte centrale dell'occhio. Mamma, che accattare, come dice Liquor Beauty, accattare. Andiamo qui. E come vedete, io non vado a prelevare il prodotto tante volte, lo prelevo solo una volta. È micidiale, ragazze, è micidiale. Lo prelevo una volta e mi basta per tutto l'occhio. E voi cosa si può dire a questi ombretti? Me lo spiegate cosa si può dire? Urlano, vienimi a comprare. Vabbè, magari questo lo intensifichiamo un po' di più per arrivare a quell'altro e lascio libero. Quindi vado anche nell'angolo interno, un po', resto un po' più indietro e lo porto fino a qui. Ciao ragazze. Mamma mia, adoro, 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 adoro. Con un pennello un po' più, diciamo, andiamo a prenderlo a penna, così vado a prendere il viola più scuro, che tra le altre cose è tipo un duochrome, e prelevo, batto l'eccesso, vado di qui e vado a portarlo all'angolo esterno per intensificare il make-up. Devo dire che veramente anche questo colore qui è molto bello, eh? Proprio questi colori si vanno a amalgamare in una maniera, cioè, veramente pazzesca. Lo porto anche sotto la rima ciliare dell'occhio. Questo è il look che ho fatto ieri per uscire. E volevo appunto ricrearlo per farvelo vedere, perché veramente a me è piaciuto un botto, e quindi vado a prenderlo per l'altra parte e vediamo un po', questo è bellissimo, è un bellissimo colore. Dopo vi faccio gli swatch e vi faccio vedere applicati sulla mano. Porto sotto. Sto proprio attaccato alle ciglia e devo dire che queste palette vale veramente la pena averle, perché hanno una scrivenza, una pigmentazione da paura, e io appunto le adoro. Poi sempre una questione di gusti, ragazze, però secondo me sono proprio da avere. Arriva il momento più bello, quello più soddisfacente di quando uno si trucca. Tante cose, devo sistemare un po' l'angolo esterno. Adesso vado col correttore, ma vi devo far vedere questo colore. Mamma mia, quanto è bello, ragazze! Mamma, e qui parte la goduria di mettersi l'ombretto luminoso. Ragazze, cosa sono? Cos'è? Chi è? Dov'è? Quanto è bello, beh, bellissimo. Questo è il momento più bello di quando uno ci, almeno per me, di quando uno si trucca, mettere l'ombretto shimmer. È uno spettacolo. Non è che ho insistito tanto, ho ripassato tante volte. Una volta, guardate, ce l'ho ancora sul dito. Ora mi vado a ripulire per dare l'effetto che piace a me, quindi esatto.
ripulisco. Pensavo di usarlo solo io, sto trucchetto, invece l'ho visto da tanti altri. Con l'angolo della spugnetta piuttosto che con un pennello. Vado a fare questo lavoro, così porto anche in su l'ombretto e do appunto un effetto lifting all'occhio, perché a me piace l'effetto lifting all'occhio, l'occhio sollevato, allungato, bellissimo, non c'è niente da dire. E prendo con un pennello a penna sempre questo colore chiaro. Appena appena lo porto sotto qua, sotto l'arcata sopraccigliare, appena appena, e stop. Make-up terminato. Off camera vado ad applicare il mascara, il mio mascara preferito, che è questo qua di Huda Beauty. Mascara di Be Mario non l'ho preso. Questo qua per me è una bomba, cioè esiste lui e solo lui, ho preso la scorta, quindi vado ad applicare il mascara e arrivo subito da voi. Allora ragazze, ho tolto il lip balm di By Mario off camera, ho applicato il mascara di Huda Beauty. Ragazzi, io devo dire che questo mascara mi sta facendo impazzire, perché è un mascara praticamente io ho le ciglia drittissime e questo riesce a incurvarmele, alzarmele, dando volume che, cioè, per me uno migliore non esiste. Passiamo ai rossetti di By Mario. Ho contornato le labbra con una matita, questa qua di Nabla, perché non ho preso la Nude 2.5, che è rosata. Non ho preso matite By Mario perché ne ho abbastanza. Poi ho qua due rossetti, uno si chiama Rasa e un altro si chiama Brielle. Io andrò a mettere Brielle, che è un po' più rosato, che è questo colore qui, mentre Rasa è questo colore qui, un po' più, sempre un rosato nude più chiaro, però preferisco mettere quell'altro. È sempre nude rosato, però questo qua è un po' più scuro. È identico alla matita di Nabla praticamente. E ragazze, vi devo dire che questi rossetti matte di By Mario, ieri sono andata al centro commerciale, ho mangiato un gelato al Burger King all'Oreo con cucchiaino, e questo rossetto mi è durato fino a quando non sono tornata a casa. Non è a lunga durata, almeno che io sappia, non è a lunga durata, però è spettacolare. Cioè, io vi consiglio di provare almeno un rossetto di Mario, poi se vi piace bene, se no io mi sono trovata da Dio. Quindi è un rossetto matte, però mi sono trovata veramente bene e non gli applico sopra un tubo di lucido perché mi piace così. Allora, questo è il make-up terminato. Io spero che vi piaccia, a me piace da morire veramente. E ora facciamo un piccolo riepilogo dei prodotti da avere e quelli da non avere. Ok ragazze, ho sistemato la cavezza e devo dire che questo make-up mi fa impazzire. Io lo adoro e ora vi dico i prodotti da avere e da non avere. Praticamente tutti quelli che vi ho mostrato, eccetto secondo me il balm, che un balm secondo me hanno fatto un po' anche quel metodo per far uscire il balm, clic, 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 se ne tirate fuori troppo, si spetascia dappertutto. Già questo è un punto in meno, perché comunque bisogna proprio veramente stare attenti, non farlo di fretta, di guardare quando esce, che ne esca poco, se no si spetascia. Secondo me non è che ne vale poi così tanto la pena. Ecco, io ne ho veramente parecchi, ne ho di Dior, di Guerlain, ne ho di veramente un sacco di brand. Ho i lip oil, questi qua di Rare Beauty. Cioè, secondo me è un prodotto sì idratante per le labbra, colorato, però ci sono anche i rossetti di Nabla,
che sono belli e cioè, meglio di questo, tra altre cose. Comunque, quello lo direi di si può bypassare. Bypassare anche, secondo me, veramente, ragazze, questo prodotto qui. Lip balm scalped trans, no, cioè secondo me sono soldi buttati. Io ce l'ho, lo voglio usare, lo voglio finire, anche applicarlo al posto dello stick, applicandogli poi sopra il come si chiama? La polvere, però secondo me non ha questo uso, cioè non ne abbiamo necessità. Secondo me, di avere questo prodotto nella nostra makeup collection, però se avete la curiosità di provarlo, non dico che non sia buono, però non ha neanche quella cosa di dire un prodotto eccezionale, ecco. Per il resto, ragazze, tutto quello che vi ho mostrato è da avere. Ah, ecco, vi ho promesso gli swatch della palette, ve la swatcho, e secondo me questi quad valutateli, ragazze, perché con un quad vi fate tutto il make-up, almeno io ho fatto il make-up con questo e secondo me anche con gli altri. Adesso vi faccio lo swatch sulla mano, secondo me sono pazzeschi, ragazzi, pazzeschi. Da avere assolutamente. Questo è proprio un duochrome al marrone con il viola all'interno, è uno spettacolo. Adesso il nude, se ciao, il topper, questo è stupendo, ragazze. Questi sono gli swatch della Rosy Glam, e devo dire che quella che ho utilizzato io, ho ricreato un trucco secondo me sofisticato, molto bello per il giorno, per la sera, cioè secondo me potete andarci in giro sempre bello. Vi faccio anche gli swatch, se volete, questa qui mi sfugge sempre il nome, la Bronzy Glam. Sì, perché ora che ci ricordiamo, ragazzi, tutti i nomi delle palette. Ciaone! Allora, andiamo con il marrone. Questa, a dire la verità, non l'ho ancora utilizzata. Gli faccio sopra, così almeno vediamo le differenze. Ammazza quanto è pigmentata. Poi andiamo con il marroncino di fianco, che è un bronzato. Bello! Andiamo con questo con la grana più grossa, che è tipo un verde oliva oro strano, è un colore molto particolare, molto bello devo dire. Andiamo con quello più chiaro. Wow! Il prossimo trucco andrò ad utilizzare la Bronzy Glam. Questa è la Bronzy Glam. E devo dire che è molto bella anche lei da avere. La palette matte, ragazze, penso che la conosciate un po' tutte, perché fanno un sacco di video su queste palette. E devo dire che mi è rimasta proprio qua, ma qua però. Mario, se mi ascolti, non credo però. Mario, se mi ascolti, voglio l'Ethereal, tu me la devi dare con la palette, cioè te la compro, non è che me la devi regalare, ma io voglio l'Ethereal, voglio l'Ethereal, senti, la devi far uscire perché mi è sfuggita, non si può, così non si può andare avanti, ok? Devo provare l'Ethereal, grazie. E niente, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, e tanto che non faccio un video, spero di non essere stata troppo pesante. E niente, ragazzi, vi mando un enorme bacione. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like e un commentino qua sotto. Ciao!